abbiamo subito in linea il nostro amico Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben ritrovato, buon pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti. Allora Lorenzo, io ti dicevo stamattina anche questo: domani c'è Catania-Chievo, sai benissimo che è una partita importante perché il Catania purtroppo aleggia in fondo alla classifica dopo 5 giornate a un punto, però è una partita storica perché Catania-Chievo è per tutti noi, e tu ovviamente ne sai qualcosa, la partita del 2007, la partita in cui 8.000 catanesi, ce l'ho pure io, partirono per Bologna con lo strano campo neutro e in cui trovammo una salvezza meritatissima. Prima di parlare del momento attuale, magari un breve ricordo di quella partita e delle emozioni di quel maggio 2007. Penso una delle più belle pagine del Catania, credo. Giornata indimenticabile, siamo una salvezza raggiunta dopo un anno veramente tribolato, con tutte le vicissitudini che abbiamo passato, quindi sicuramente uno dei più bei ricordi, credo, per Catania e personalmente credo per la carriera intera. Penso che siamo tutti d'accordissimo con te. Lorenzo, io ho saputo che in settimana hai superato l'esame di patentino di seconda categoria, quindi anche un tuo giudizio su questo percorso tuo personale, anche se, permetti di dire, io lo so benissimo che tu vuoi e puoi ancora giocare. Adesso non posso più giocare perché una volta fatto patentino di seconda categoria non posso più giocare, almeno in Italia. Ah, non lo sapevo. No, purtroppo era arrivato a una situazione particolare, chiaramente a una certa età non ti chiamano più, non ti cercano più. Intanto ho fatto questa cosa qua, adesso sto facendo anche il corso per il direttore sportivo, giusto per lasciarti aperto magari qualche possibilità. Lorenzo, come ti stai calando in questa nuova avventura di allenatore? No, adesso vediamo, io ho fatto questo ma non è facile trovare, vediamo se viene fuori qualcosa, se qualcuno magari mi contatta, anche magari a partire come secondo di qualcuno, quindi no, non sarebbe male.